Dal Vangelo di Matteo. In quel tempo Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me?» Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco, si aprirono per lui i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento». Fratelli e sorelle, celebriamo oggi la festa del battesimo di Gesù al fiume Giordano e per questo motivo la buona novella vi raggiunge dalla chiesa parrocchiale di Mozzagrogna, dove si trova questo bel dipinto alle mie spalle che ci richiama proprio l'evento in questione. Soltanto l'altro giorno avevamo lasciato Gesù ancora piccolo bambino con i magi che lo adoravano e gli consegnavano i doni dell'oro, dell'incenso e della mirra. Adesso invece lo ritroviamo adulto. Gesù ha 30 anni e il suo battesimo è come una seconda epifania, una seconda manifestazione, una seconda rivelazione della sua identità e della sua missione. Ma come quando era piccolo, le persone hanno fatto fatica ad accogliere la sua nascita e la sua rivelazione e soltanto i pastori, coloro che erano gli ultimi nel popolo di Israele, e i magi, coloro che erano stranieri e perciò non considerati, lo avevano riconosciuti. Questa stessa difficoltà si vive anche adesso, nel momento del suo battesimo da adulto. Lo stesso Giovanni Battista, l'ultimo dei profeti dell'Antico Testamento e il primo ad annunciare a tutti quanti noi la presenza di Gesù nel mondo, fa fatica a riconoscere in questo uomo che si mette in fila con gli altri peccatori il Figlio di Dio venuto a salvarci, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. E glielo pure dice a Gesù: «No, sono io che devo essere battezzato da te, non tu da me». Ma Gesù resiste a queste parole di Giovanni Battista. Gesù resiste a questa presa di posizione del precursore e gli dice: «Noi dobbiamo adempiere ogni giustizia». Lo sappiamo bene che nella Bibbia, quando si fa riferimento alla giustizia, si fa riferimento alla volontà di Dio, al progetto di salvezza del Padre. E allora è come se Gesù stesse dicendo a Giovanni Battista: «Non lasciarti tentare, non impedirmi di essere il Messia che devo essere, non impedirmi di realizzare, come piace a Dio e come piace a me, il progetto del Padre». Giovanni Battista aveva annunciato una prossima fine e la durezza del Messia che avrebbe tagliato alla radice gli alberi senza frutti e avrebbe incendiato la paglia e la pula nell'aia. Invece si ritrova davanti un Messia che annuncia l'inizio e lo annuncia con grande tenerezza, con grande misericordia, con la prospettiva del perdono per tutti. Dio ama ciascuna persona, tutti siamo figli di Dio e quelle parole che abbiamo ascoltato su Gesù sono anche per me e anche per voi, fratelli e sorelle. Anche noi, infatti, siamo figli amati e siamo il compiacimento di Dio. Cioè Dio prova gioia, piacere, ci ama da morire, proprio perché siamo i suoi figli amati. Gesù ama sorprendere. Gesù, mettendosi in fila con i peccatori, già da questo gesto ci dice cosa sarà
la sua vita successivamente. Anche nei 3 anni della sua predicazione, Gesù sarà sempre a contatto con i pubblicani, le prostitute, i peccatori, gli ultimi, gli scartati di quella società, fin poi a morire sul Calvario in mezzo a 2 malfattori. E quindi Gesù ci ricorda che non è perché ce lo meritiamo che Dio ci ama, non è perché avevamo diritto all'amore di Dio, ma ci ricorda che l'amore di Dio è gratuito, è senza se e senza ma, per tutti, ovunque, sempre. Accogliamo questo dono che abbiamo ricevuto nel battesimo e cerchiamo di vivere in conformità al battesimo ricevuto. Cerchiamo di vivere da figli amati, compiacimento di Dio Padre, compiacimento di Cristo. Quelle 3 immagini che Matteo usa per raccontarci il battesimo del Signore, custodiamole nel nostro cuore come Maria custodiva tutto nel suo cuore. E ricordiamoci allora che i cieli si sono aperti. Nella mentalità degli antichi esistevano 7 cieli. Fra un cielo e l'altro c'erano 500 anni di cammino e sopra il 7° cielo c'era il trono di Dio. A causa delle infedeltà del popolo, del mancato ascolto della voce dei profeti, gli antichi pensavano che Dio avesse sigillato i cieli e che non avrebbe più fatto ascoltare la sua voce. E allora il popolo pregava, ce lo ricorda Isaia nel capitolo 63 del suo libro: «Signore, se tu squarciassi i cieli e scendessi». Il battesimo di Gesù è la risposta del Padre. I cieli si sono squarciati, si sono definitivamente aperti e non si chiuderanno più. La strada di andata e ritorno fra noi e Dio è sempre disponibile. Tocca solo a noi percorrerla fino in fondo. Questi cieli aperti ci permettono di godere sempre dell'amore del Padre, ci permettono di godere della presenza dello Spirito Santo su ciascuno di noi come una colomba. Nella Bibbia la colomba appare per la prima volta dopo il diluvio ed è segno di un nuovo equilibrio che si è ricreato fra il mondo, la creazione, e Dio, il Creatore. E poi, nella Bibbia, la colomba è espressione della tenerezza di Dio. E poi, la colomba torna sempre al suo nido. Ed è come se Matteo ci vuole dire che Gesù è il nido dello Spirito Santo, è la casa dello Spirito Santo. E io e voi siamo il nido dello Spirito Santo, siamo la casa dello Spirito Santo che abita in noi e ci invita a portare i frutti dello Spirito, eliminando attraverso la conversione le opere della carne. E infine la voce del Padre. Nel Vangelo di Matteo soltanto 2 volte il Padre fa udire la sua voce. Qui, nel momento del battesimo di Gesù, e poi nella trasfigurazione. In entrambe le occasioni il Padre garantisce che Gesù è suo figlio fatto uomo, che accoglie ed accetta il modo di proporsi di Gesù come servo che ama tutti fino a donare la sua vita e che garantisce la riuscita di questo progetto se noi ascoltiamo Gesù e mettiamo in pratica ciò che Lui dice. E poi le parole che il Padre pronuncia: figlio. Come vi accennavo, anche io e anche voi siamo figli nel Figlio. E nella Bibbia il Figlio, ancor prima di essere colui che viene generato da un uomo che gli diventa padre, è colui che assomiglia al Padre. Vedere il volto del Figlio è vedere il volto del Padre. Vedere agire il Figlio è vedere agire il Padre. Sentire parlare il Figlio è sentire parlare il Padre.
Lo stesso Gesù lo dirà in una occasione all'apostolo Filippo: «Perché, Filippo, mi chiedi di vedere il Padre? Chi vede me, vede il Padre. Io e voi, in quanto figli nel Figlio, siamo chiamati a far emergere dalla nostra vita il volto di Dio, dalle nostre parole le parole di Dio, dalle nostre azioni la tenerezza, la misericordia, il perdono, l'amore di Dio e di Cristo». Amato è il nostro secondo nome. Ognuno di noi ha un suo nome che lo caratterizza e gli permette di essere riconosciuto, ma tutti abbiamo questo secondo nome. Io e voi siamo amati da Dio. E come vi accennavo, senza se e senza ma. Non perché ci siamo comportati bene, non perché siamo dei bravi ragazzi, non perché frequentiamo la parrocchia e siamo disponibili alle opere di carità, ma perché Dio è nostro Padre e ci ama, a prescindere, come anche umanamente sperimentiamo nelle nostre famiglie. La mamma e il papà ci amano ancor prima che noi possiamo corrispondere al loro amore, e ci amano anche qualora noi non corrispondiamo al loro amore. E poi siamo il compiacimento di Dio. Questa parola quasi non si usa più in italiano, ma è evidente il suo riferimento al piacere, alla gioia, ad essere la soddisfazione di Dio Padre. Come un figlio è gioia per i suoi genitori, così noi siamo gioia per Dio. Il Signore ci guarda ed è contento di averci creati. Siamo la sua gioia, ci ama da morire. È piacevolmente impressionato dalla nostra esistenza, e sapere di essere la gioia di Dio ci apre sicuramente a una prospettiva più positiva, ci apre sicuramente a un orizzonte luminoso. E allora, di fronte a questo anno che ha appena cominciato a muovere i primi passi, non lasciamoci prendere dallo scoraggiamento, non lasciamoci vincere dalle tenebre, ma godiamo della luce, della presenza del Signore, godiamo della presenza di Gesù, l'Emmanuele, il Dio con noi al nostro fianco, e insieme con Lui compiamo ogni giustizia. Siamo fedeli al progetto d'amore e di vita che Gesù è venuto a regalarci.